In questo tutorial impareremo a disegnare un quadrato sullo stage. Ora, poiché si tratta di qualcosa che ha a che fare con il disegno, potremmo scegliere come sprite o uno dalla galleria che ci mette a disposizione Scratch, oppure diversamente potremmo decidere di attingere uno sprite da una galleria su internet, su un sito internet dove è possibile scaricare liberamente o immagini o vettori. In questo caso ci servono delle immagini vettoriali di una penna. Ecco, potremmo ad esempio decidere di utilizzare questa penna, di cui faremo il download libero e quindi lo avremo disponibile sul nostro computer. A questo punto possiamo cancellare lo sprite default del gattino e dire a Scratch di fare l'upload dello sprite che abbiamo appena scaricato. Dunque, come vediamo dall'anteprima, la penna è molto grande, per cui possiamo ridurre la sua dimensione del 50%. Inoltre, se andiamo nel blocco relativo ai costumi, potremmo convertire l'immagine in un vettore, che sarà più comodo, così sarà più comodo da essere maneggiato da Scratch. Possiamo ridurne anche qui la dimensione. E soprattutto possiamo posizionare la punta della penna al centro del rettangolo, perché quello assumerà l'origine, Scratch assume il centro di questo rettangolo come l'origine dello sprite, per cui sarà più realistico assumere in questa posizione la penna. Bene, siamo pronti per scrivere il codice relativo al nostro piccolo programma che ci consentirà, come abbiamo detto, di disegnare un quadrato. Come prima cosa ci portiamo nel blocco relativo agli eventi e trasciniamo lo script relativo alla partenza del programma. Dopodiché, dal blocco relativo al movimento, diremo alla penna di posizionarsi nelle coordinate che gli andiamo a scrivere, cioè x-100 e y-100. Dopodiché diremo alla penna di puntare nella direzione 90 gradi in maniera da seguire il movimento della linea che andrà a essere disegnata. A questo punto possiamo estendere il nostro codice, le nostre categorie, aggiungendo un'altra estensione. Ad esempio, cliccando sul pulsante blu, scegliamo di aggiungere la categoria della penna. Da qui possiamo trascinare lo script che ci consente di cancellare tutto ciò che è presente, se ci fosse qualcosa presente sullo stage, e poi soprattutto con lo script penna giù faremo in modo che la penna lascerà un segno sullo stage del suo passaggio. L'ultima cosa che potremmo fare è definire la dimensione di questo segno, che sarà 5, quindi settiamo la dimensione della penna a 5. A questo punto rechiamoci nel blocco relativo al movimento e diremo alla penna di muoversi di, ad esempio, 200 passi. Dopodiché, questo movimento dovrà girarsi di 90 gradi e potremo infine decidere dal blocco relativo al controllo di attendere, diciamo, mezzo secondo per osservare al meglio il movimento della penna. Tutto ciò dovrà ripetersi per quattro volte, perché quattro sono i lati di un quadrato. A questo punto dovremmo essere in grado di far disegnare al nostro programma il nostro quadrato, cliccando sulla bandierina verde. Ok. Abbiamo quindi imparato a disegnare un quadrato sullo stage di Scratch.